In occasione del tradizionale pranzo in Pineta, i Lions Ravennati hanno presentato il loro ultimo impegno sociale, l'acquisto di un cucciolo chiamato Gioia che verrà addestrato per diventare un cane guida per non vedenti. In questa domenica di maggio i Lions Club ancora impegnati sul sociale, cosa farete oggi? Beh, oggi normalmente questa è una giornata che facciamo tutti gli anni, qui feste in Pineta, alla Canova, ma però come di consuetudine ogni festa che facciamo un service. E oggi doniamo un cucciolo di un cane che sarà, poi dovrà fare il cane guida per un non vedente. Il service è di 1200 euro per l'acquisto del cane, che fra un po' dovrebbe arrivare il veterinario col cane, che dobbiamo ancora vedere, al quale abbiamo messo il nome Gioia, che ci sembra molto adatto per l'occasione. Una bellissima iniziativa, questi soldi come sono stati raccolti? Beh, oggi, nella giornata di oggi, ognuno di noi verso una quota. Una piccola parte per il pranzo e il resto è per l'acquisto del cane. Comunque i Lions ancora una volta occupati nel sociale. Sì, oggi ancora una volta occupati nel sociale, quest'anno fra l'altro abbiamo fatto tante cose e molte delle cose quest'anno le abbiamo fatte per aiutare coloro che non hanno un pranzo. Quindi ieri impegnati sul sociale, oggi anche e domani cosa vedete per il futuro? Beh, devo dire che per il futuro diciamo che ogni anno c'è un cambio di presidenza e di cose, pertanto sarà il nuovo presidente che deciderà, però sicuramente noi continuiamo sempre con i servizi per l'aiuto dei più poveri. E invece per quanto riguarda il pranzo in Pineta, ormai è una tradizione, da quant'è che lo fate? Ma già da diversi anni, adesso non so quanti, ma parecchi anni. Comunque.